entrata quasi nel mio ufficio, praticamente. Io ho un'agenzia di viaggi che è proprio all'angolo di via Antonio, alla fine. Quando io ho scelto di aprire questa attività commerciale, oltre che io abito in questo quartiere da 25 anni, io l'ho scelto per un motivo ben preciso. Allora, via Antonio Pagano è una strada chiusa, ok? Quindi c'è un, come si chiama, un delegge, cioè non c'è un motivo. Però c'è una cosa molto importante. Io con l'ombrella collegava la casilina con la costolana. Quindi io avevo due possibilità di passaggio. Una che veniva da via Don Bosco, che comunque collega con la costolana, e un'altra invece da via Casilina. Da quando è successo questa voragine, da 4 anni, la mia attività commerciale praticamente è stata bloccata. Adesso io capisco tutto, la stradina che era aperta, ma oltre la mia attività commerciale in quella zona ci sono solo io, ci sono anche altri che comunque avevano lo stesso passaggio come me. Comunque questo non risolve il problema nostro dell'attività commerciale. Questo del disagio che a noi si è creato da più di 4 anni, non sappiamo neanche per quanti anni ancora avremo questo disagio. Ma questa, l'attività commerciale, chi è che andrà a risarcire? Anche perché noi le tasse le paghiamo, a noi non viene sgravato nulla perché comunque abbiamo questo disagio. Quando io mi sono trovato questo cambio quasi dentro il mio locale, sinceramente a me ci ha provocato subito. Cioè non è una cosa veramente da stare tranquilli, ma ancora di più da 4 anni, oltre che io ho mandato, devo dire questo, ho mandato un esposto alla stessa circoscrizione, ho protocollato a dicembre 2007 e a tutt'oggi non ho mai avuto risposta in merito a questo problema. E sinceramente almeno una risposta una la dovrebbe avere. Io mi ricordo benissimo i lavori che sono stati fatti su quella strada. Vorrei chiedere quanti soldi sono stati spesi all'epoca? Soldi che ho visto bidoniere intere buttare proprio nel tratto che è chiuso. Cioè, come ha detto bene l'onorevole Alemanno, dice, ci saranno delle responsabilità. Prima di intervenire su quella strada ci deve essere stato qualcuno che comunque si è presa la responsabilità di fare una perizia prima di buttare veramente milioni dentro questa strada. Quindi per me è stato un intervento all'epoca inutile di 3 anni fa. Adesso questo intervento rescue, diciamo, di salvataggio, come lo vogliamo chiamare, sì, lo facciamo, buttiamo altri 500.000 euro, però comunque non risolviamo il problema di via Colombella. Cioè dobbiamo anche andare a trovare 2 milioni di euro. E quindi per quanti anni ancora dobbiamo aspettare che risolvano questo problema? Come ha detto, i tempi saranno lunghi. Quali sono i tempi? Allora, 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma le attività commerciali cosa fanno? Dicevo, complimenti per questo incontro. Non sarà mai male, sindaco, se mi fa rivenire in mente incontri che aveva appunto l'abitudine che Petruselli di fare con i cittadini, e quindi questo torna al suo applauso, averli ripresi di nuovo. E questa situazione del sottosuolo è molto più grave di quello che non sembri da questi. I sensori che noi abbiamo in tutta la zona, penso anche se portiamo la zona delle case private mondiali, di Forte, è una miriade di ramificazioni del sottosuolo molto zitta. Lei tenga conto che affrontare questo problema in modo radicale vuol dire dei costi spaventosi. Pensate che nella nostra zona di Via Fogna noi non abbiamo le foglie semplicemente perché il progetto per poter fare le foglie prevedeva la bonifica del sottosuolo e vengono dei costi strepitosi. Noi ancora oggi siamo in queste condizioni. Io credo, se posso dare un consiglio anche da tecnico, che bisogna fare il principio del pronto soccorso, non aggravare la situazione. Non aggravare la situazione vuol dire che in questo territorio, siccome credo che sia difficilissimo poter risolverlo in modo radicale, la soluzione deve essere quella di non appesantire ancora di più l'impatto di costruzioni, di edifici, che vadano a peggiorare la situazione, che non è possibile bloccare tecnicamente, signora. Purtroppo sono costi spaventosi quelli che ci sono. Però vedete, qui è successo che a fronte delle richieste, del film, interlocuzioni con i due municipi, perché questa zona di Milano e quant'altro, le risposte sono state commissioni tecniche, bisogna aspettare, che si è messo 4 pezzi di cemento e la situazione è rimasta abbandonata.
I commercianti, come quello che ha parlato prima, a partire dall'inizio di Via Colonnella, stanno fallendo. Il giornalaio che sta all'inizio di Via Colonnella vende 4 giornali al giorno. Sta dismettendo la sua attività quando lavora di notte, non si sa bene. Quindi c'è una crisi drammatica che riguarda sicuramente la minoranza di cittadini, di persone, ma una minoranza che l'amministrazione pubblica deve. Tornando però al merito, quindi il valore dell'unità, ma anche non è possibile che per ottenere la sensibilità, perché lei, premesso, è stato ottimo come il nostro sindaco, è subito venuto, nel momento in cui la conoscenza, ma per portare i sindaci a conoscenza dei problemi così gravi, ma bisogna fare iniziative con i cartelli, con i cacciari, fare l'imboscata, perché noi li abbiamo fatto l'imboscata. Torniamo al merito, e il merito è che lì ci vuole un intervento massiccio. Questa soluzione della pretenda, attenzione, diceva l'assessore che ci sono degli studi fatti da speologi, carature del territorio, anche lì dove si vuole fare la pretenda, esistono le stesse cave. È un problema diffuso in quell'area, tant'è che la Francia c'è stata una prima parte in alto, qualche mese fa è venuta più avanti, quindi all'altezza di dove si vuole fare la pretenda. Se bisogna intervenire, sono 4 anni che aspettiamo, bisogna farlo rapidamente, l'intervento deve essere massivo. Quindi io ripeto quello che noi chiediamo dal 2007, che aspettiamo, ci abbiamo l'occasione, la ringraziamo, siamo molto contenti, però cerchiamo di fare le cose definitivamente fatte bene. Per noi definitivamente fatte bene significa riaprire Via Colonnella, magari quell'area dei parcheggi sistemata a giardino con dei parcheggi utili, perché c'è la necessità, approfittiamo anche questo. E poi bisogna che sul punto di vista dei trasporti, così interrompisco anche con l'assessore alla mobilità, noi abbiamo un problema che questi autobus sono troppo grandi. Bisogna cercare la soluzione che ripristinando le linee vengono utilizzati anche autobus dimensionati diversamente, perché sono continuamente paralizzati dentro queste linee, e che sia l'impiego del traffico su queste vie interne al quartiere a mezzi pesanti. La cosa importante che mi sento di dire è che questo quartiere è piccolo, però come dire, siamo in tanti, c'è tanto fermento. Per quello che riguarda la questione di Via Colonnella, anziché essere polifonici, dato che a seguito della nostra iniziativa comunque abbiamo vedato una volta, visto il sindaco 2 volte nel nostro quartiere, quindi anziché essere polifonici e dispersivi, vi invito le persone che sono intervenute, la signora, il signore Pocanzi, eccetera, di partecipare, insomma, di coalizzarci, no? Ed evitare di parlare con tante voci, ma con una voce sola. Io ringrazio ovviamente tutti i partecipanti, il sindaco, l'assessore, l'assessore, la direttrice, la professoressa Sicavo, che è stata fondamentale per l'organizzazione di questo evento, il presidente del municipio e il vicepresidente del consiglio. Ringrazio tutti e chiudo dicendovi, sperando che sia di vostro gradimento, che noi come associazione l'8 dicembre faremo una grande festa. Faremo una festa nel quartiere, si chiamerà Festa della Sostenibilità, perché non ci vedete per pazzi, noi siamo talmente convinti, oltre che essere innamorati di questo quartiere, che questo è un quartiere che merita. Ovviamente che venga risolto l'ovvio, i problemi, i bambini, le buche, le voragini, la sporcizia, eccetera, ma che abbia una visibilità, venga visto anche in maniera diversa rispetto a come spesso ci etichettano. Ripeto, ritorno a quello che ho detto prima, le persone che sono interessate di fare un gruppo di lavoro per monitorare i vari passaggi, l'amministrazione comunale, che insieme al municipio si farà prossimamente, io li invito a venire qua, io mi fermo qua, in modo tale che poi riusciamo ad essere più efficaci a parlare, speriamo, di quella che fu la voragine di Via Colonnella. C'è un vecchio
passo dopo passo cerchiamo di trovare una soluzione. Questa è la strada, questo è il modo in cui bisogna vivere questa città, perché vedete, questa è una città che è meravigliosa, ma è anche una città male. Diceva, se fosse successo ai Taglioni, dopo poco, non è vero niente, se ne va a Veneziano, passa la città di Veneziano, vede la collina del Taglioni che è franata da 2 anni, e sono 2 anni che è recintata, stiamo aspettando i soldi del Ministero dell'Ambiente per sistemare la collina del Taglioni, quindi da questo punto di vista che è parità del disastro tra periferia e centro. E questo non ci fa piacere, ma deriva dal fatto che appunto i problemi sono notevoli, si sono accumulati nel tempo. I soldi sono pochi, c'erano cioè, crisi economica evidente a tutti, ma dobbiamo cercare di realizzare cose fattibili che danno dei risultati e che sennò poi non sprechi risorse, qua il punto. Perché non è possibile oggi, anche se ci fossero le risorse di adesso, ci concentriamo a sistema della Corumella, e vediamo tutto a posto. Non è possibile, perché come ho detto all'inizio, c'è una situazione strutturale che è complessa e come qualcuno ha detto sono anche arrivati i camion di lume di cose che ho scaricato, cioè non ho sentito nulla. Se noi non abbiamo uno studio completo e serio della situazione, è inutile che stanziamo 2, 3, 4 milioni eccetera, che potrebbe darsi qui sono soldi che prendiamo e buttiamo senza risolvere nulla. Quindi la strada che io ho indicato è di 2 interventi, uno immediato e l'altro successivo. Quello immediato che dobbiamo quindi fare delle verifiche, perché qualcuno ha giustamente detto se c'è la voragine qua ci dovrebbe essere più in là. È vero, infatti ho detto, noi dobbiamo cominciamo subito, le soglie della stanziata a fare la verifica sulla pretellina che dovremmo aprire, per vedere se quello non lo sta e non si apre una voragine, ma non ne passa il traffico, perché una cosa è che sulla strada ci passa il piede, un'altra storia che ci passa con un altro, con il cane, eccetera. Fare subito questa verifica, fare in modo che in questa verifica ci sia, diciamo così, la effettiva attenzione a quelle che possono essere tutte le necessità tecniche e immediatamente aprire questa strada. Noi possiamo realizzare in poche settimane. Questo è l'intervento di emergenza per evitare che un quartiere rimane bloccato e nessuno mi può venire a dire no, adesso